telefono trovato, eh? Mi sono impigliato, ecco, perfetto. Le orecchie. Possiamo vedere di chiamare Mario Mesiano. Vediamo un po' cosa mi racconta. Pronto Mario? Pronto? Sì, pronto? Ehi, Mario, Buongiorno buongiorno. Come a te, stai? Livio. Ma abbastanza Bene. bene, diciamo, fra una quarantena e l'altra. Ecco. Siamo messi tutti allo stesso stadio proprio, siamo tutti messi nelle stesse condizioni. Mi fa piacere vederti sorridente e devo dire che Beh. già questo sorriso. E sì che la vedi così, cerchi di fartela andare, diciamo, è vero? Vabbè, ma sai, finché ci siamo, bisogna affrontare le cose con il sorriso. Sai, diceva Tirar mio zio, duro. buon'anima, gente allegra al ciel aiuta, io ci ho sempre creduto. Giusto, mi sembra giusto. Positività in assoluto, sempre la prima cosa. Allora, tu ti sei rimasto bloccato come tutti quanti noi nella tua città, dove sei collocato? Allora, io adesso sono collocato da 8 anni ad Albenga, in Liguria. Sul mare, sei praticamente, hai Sì. fortunatamente al mare accanto a te. Esatto. Ecco, tu hai fatto qualche fuga, hai fatto finta di diventare un uomo del footing per poter andare sulla passeggiata oppure sei rimasto chiuso in No, ufficio come molti? no. In realtà ieri No. abbiamo approfittato della giornata free per farci una passeggiata lungo fiume, lungo mare, ritorno sui due viali e siamo tornati a casa. Cioè, tutto regolare. Abbiamo fatto una passeggiata tonificante, cioè che quello mi sembra che sia consentita, no, adesso, dopo tutti questi giorni. Eh sì, certamente. Senti, beh, diciamo che sei un volto conosciuto perché in realtà tu sei un attore che ha fatto tantissima esperienza teatrale, poi come dico, sei passato poi alla TV e quindi sei forse diventato un volto più conosciuto, hai così ammaliato tantissime signore e signorine che in te vedevano questi personaggi televisivi che forse ti hanno poi portato a così della fortuna perché comunque hai fatto dei film anche importanti. Quindi raccontami un po' come è partita la tua avventura nel mondo dello spettacolo. No, in realtà io sono partito subito dopo i 20 anni. Sono andato a Parigi a iscrivermi a una scuola, l'Accademia, al Cours Florent, che è l'École d'art dramatique di Parigi, in francese. Sono andato a studiare in francese. E mi ricordo all'esame di ammissione che Francis Huster, che era il direttore dell'Accademia, mi aveva chiesto come mai in Francia e in francese e non in Italia. E io gli avevo risposto in francese con la mia cosa, perché in Italia c'était trop facile. Perché in Italia era troppo facile. E questa è stata la mia risposta. Lui si è messo a sorridere e poi ho fatto l'Accademia a Parigi. Poi ho fatto un'Accademia a Roma, l'Accademia Sharoff, che mi ha, diciamo, instradato al metodo Stanislavski che adotto da sempre, da quando recito. Ed è un amore che io ho avuto sempre. A me solcare i palcoscenici è sempre stato un amore fin da bambino. Io nelle recite scolastiche mi piaceva salire sul palco, ho partecipato a concorsi canori. Mi ricordo c'era un concorso, il Jolly d'Oro, quando avevo 11 anni, che lo organizzava il papà di Franco Fasano. E io partecipato per 3 anni come cantante. E poi piano piano ho riscoperto questa mia passione, questa mia voglia di salire su un palco, anche di mettermi in mostra se vogliamo, perché io mi ricordo
mentre preparavamo uno spettacolo all'Accademia, che il direttore Luigi Rendine, nipote del più famoso Aldo Rendine, un giorno mi disse: Mario, se tu non avessi questa mania di protagonismo saresti quasi perfetto. E io gli risposi: Aldo, gli risposi, se io non avessi questa mania di protagonismo non sarei su questo palco. Cioè, Beh, questa è stata la mia giustamente. risposta. Però questo Giustamente, sempre con giustamente. umiltà, attenzione, Livio, sempre con umiltà, perché questa secondo me deve Ah. essere la caratteristica che contraddistingue tutti gli attori, soprattutto di teatro, adesso senza nulla togliere. Sì, beh, certo. Diciamo che poi tu hai fatto una grandissima evoluzione, oltre vabbè, a poi approdare alla televisione dove io ti ho visto lavorare con la Gerini, ti ho visto bene o male fare tante esperienze con l'avventura di 100 vetrine, hai fatto veramente tante cose che Io appunto sì, hanno ho fatto fatto. vivere 100 vetrine, 48 ore, però posso assicurarti che i miei parenti, e sono tanti, perché io sono di origini calabrese, ho tanti parenti, loro mi conoscono tutti. Ecco. E noi che siamo invece quelli che siamo coloro che fanno spettacolo, ti abbiamo visto molto spesso nelle vesti attoriali dove in varie compagnie, io ricordo Caprile Marrapodi che, con cui ho lavorato ecco, con tante attrici importanti che bene o male ti hanno coinvolto nei loro spettacoli, tu hai coinvolto loro nei tuoi, cioè c'è stato in Liguria e soprattutto in Albenga un muoversi di compagnie e di figure importanti. E a un certo punto tu, 8 anni fa, è avvenuta una cosa, se non ricordo male, 8 anni fa, una cosa particolare che ha un po' trasformato la tua vita. Ti ha fatto diventare da una parte un eroe, ma anche un po' come dice, una specie di Pazzo. figura, è un pazzo, esatto, una figura da proteggere, cioè un disadattato, cioè non era normale che un attore che stava facendo la sua carriera felice e ai tante si buttasse in un'avventura di questo tipo. Mi racconti cosa è successo 8 anni fa? Sì, allora scusa perché ho il telefono a livello batteria, mi sta dicendo però 15% lo abbiamo ancora. Allora, 8 anni fa ad Albenga, che è la mia città, la città dove sono nato, rischiava, cioè perdendo il gestore storico della sala cinema teatro Ambra, rischiava di perderlo definitivamente, cioè l'Ambra rischiava di chiudere i battenti per sempre. Quindi io, ovviamente, essendo nato e cresciuto ad Albenga, poi sono stato in giro per il mondo, in giro per l'Italia, vissuto a Roma 5 anni, cioè, però mi sono sentito in dovere di intervenire e salvare l'unica sala della mia città che poteva, cioè 450 posti, era un peccato. Poi Albenga è una città che ha tantissimi eventi che non avrebbero, se non d'inverno, un posto dove essere rappresentati. E quindi io, avendo un'associazione già dal 2001, che è l'Associazione Culturale Teatro Ingannia, un'associazione non a scopo di lucro, noi abbiamo dato fondo alle nostre casse, ai nostri averi, e abbiamo rilevato questa attività di spettacolo dal vivo, e poi atto notarile, abbiamo messo maniglioni antipanico che non esistevano, messa a norma Certo, dell'impianto certo. antincendio, cioè abbiamo investito un po' di soldini e l'abbiamo salvato dalla chiusura definitiva. E siamo partiti con Stava questa per. avventura. E io ho dovuto, scusa Livio, io ho dovuto No, no. imparare a gestire un teatro, Sei perché non lo diventato un sapevo come gestire. direttore. Sei Cioè, diventato un senza direttore di esserlo, cioè. teatro. Chiaro. È Sì, stato un perché nei impegno teatri non da io avevo poco, sempre perché. recitato. Sì, io nei teatri avevo sempre recitato, non li avevo mai gestiti, quindi ho dovuto imparare a gestirlo, ed è una cosa totalmente diversa. Sì, è sicuramente un grosso impegno e soprattutto io a livello romantico il pensiero che il tuo teatro, tu diciamo l'hai salvato dalla trasformazione in un supermercato, perché io ho letto gli articoli che Sì, scrivevano da.
è Il stato un top, secondo step. direi. È stato il secondo Ah, step. secondo Una volta che step. noi Vabbè, abbiamo, ecco. una volta che abbiamo rilevato l'attività e l'abbiamo salvato dalla chiusura definitiva, ci sono state delle persone, dei personaggi che io non biasimo perché, sai, business is business, quindi, cioè, no. Però si sono scontrati con una persona che ama il teatro, ama la cultura, ama l'arte. E che ha fatto le barricate, cioè, per evitare che il teatro Ambra, dopo tutto quello che ne avevamo fatto, si trasformasse in un supermercato come volevano fare. Quindi dopo è durato 4 anni questa battaglia, vi evito tutte le varie vicissitudini, sfratti, cause, cose, però alla fine l'abbiamo vinta e stiamo addirittura riusciti a creare, anche grazie a una parte di donazione della città di Albenga, dei cittadini di Albenga, siamo riusciti a realizzare il bagno per disabili e i camerini per gli attori che tu hai avuto modo di vedere, Livio, no, da noi, perché tu sei Sì, venuto è vero. più E di una volta certo, da noi. ultimamente sono passato ultimamente e ricordo una serie di spettacoli fatti da te dove, diciamo, l'aspetto sociale era veramente, la base. Io ricordo di aver partecipato, una delle prime cose che ho fatto nel tuo teatro era una manifestazione legata a Don Gallo, era Sì, un ottobre. Che ottobre De André. c'era mo esatto, c'era molte figure dello spettacolo che arrivavano con piacere a visitare, no? Comunque a partecipare a queste manifestazioni. Io ricordo una bellissima prova audio di Fausto Leali proprio da te, che a un certo punto gli consegno il microfono chiedendogli: Fausto, c'è da fare la prova microfono, e lui mi consegna, senza provare, il microfono dicendo: tu immagina che io sia un megafono. Praticamente io sono rimasto lì come uno scemo con il mio microfono in mano, Guarda, ed è andato Livio, benissimo, perché ovviamente. se mi Dimmi, dimmi. consenti, perché sì, quell'Ottobre De André intanto è una manifestazione che avviene nel nostro teatro, organizzata dai Fiori di Carugi, che sono gli stessi che organizzano la Fionda di Legno, che è sempre al Teatro Sì, Ambra, ricordo. che Sì, l'hanno ricordo. vinta i personaggi veramente importantissimi. Io ho l'onore di presentare questo evento da sempre, dalla seconda edizione. E quindi loro, sai, con la grande complicità di Antonio Ricci, che è un albenganese doc, loro riescono a organizzare appunto delle cose importanti. Però io ti volevo anche segnalare che al Teatro Ambra, ancora prima di realizzare i camerini, io sono riuscito a portare, per dire, non so, Cocchi e Renato, Franca Valeri, che a breve compirà 100 anni, e quando è venuta da noi ne aveva 92, e io ho pensato, a fine spettacolo si fa il brodino, se ne va a dormire. Invece no, Totani alla griglia, in pizzeria, E cioè, via. no, una grandissima. Io ho portato un'icona come Franca Valeri, la Standing Ovation alla fine. Però all'Ambra ci passa veramente, ci è passato il mondo, da Paola Pitagora a Gianmarco Tognazzi, a Roberto Alpi, alla Certo. Valeria Valeri e Paolo Ferrari, purtroppo che non ci sono più, Paolo Villaggio. E poi quest'anno i Fiori di Carugi, insieme a me sul palco per presentare l'evento, avrebbe dovuto premiare Antonio Albanese con la Fionda di Legno. E tutto questo avviene al Teatro Ambra, e se non ci fosse il Teatro Ambra, tutto questo si dovrebbe fare, non so, d'estate in piazza, perché d'inverno non ci sarebbe un Infatti, posto. Quindi una cosa è importante. importante è che il tuo teatro è amato. Io l'ho potuto testimoniare dal fatto che comunque io l'ho sempre visto pieno, anzi strapieno, perché in effetti tu molto spesso devi tenere a bada le persone che addirittura, io ricordo, arrivavano nel pomeriggio dicendo: ma c'è mica ancora un posto, ma non passandolo alla biglietteria, ma direttamente dalle uscite di sicurezza, si infilava dicendo: Sì. vorrei, posso già fermarmi? No, guardi, sono le 2:30 del pomeriggio, non si può. Ma perché sei amato? È amato il tuo lavoro, il fatto che tu in un piccolo comunque centro che Albenga ha la fortuna di avere sicuramente tantissime attività, ma il fatto che tu possa
tenere aperto una realtà teatrale come l'Ambra fa sì che il tuo pubblico e le persone di Alvenga ti vogliano bene. Infatti io vedo che hai un grande seguito e il risultato si vede poi nella tua programmazione. Tu hai programmato spettacoli veramente di Guarda, altissimo livello. questo è il libretto, la copertina del libretto della stagione che abbiamo interrotto a metà quest'anno. Sì. E pensa che quest'anno avevamo 250 abbonati, che per una realtà come Albenga sono tanti, cioè non sono pochi. Cioè, 250 abbonati vuol dire avere tre quarti di sala piena in partenza prima di sbigliettare. Quindi questo fa sì che la sala si riempia ad ogni spettacolo e questo è una grande soddisfazione, primo, e poi è motivo di orgoglio, ma anche perché rendiamo un servizio alla città che, scusa, consentimi di precisare che noi facciamo a titolo totalmente gratuito e da volontari, cioè questo perché non possiamo togliere risorse all'Ambra per pagarci noi. Perché se no, hai capito, noi abbiamo il commercialista che è mio cugino, che è il vice direttore, cioè tutto un magna magna, no, è che lui fa il commercialista a gratis, io il direttore a gratis, mi ritrovo spesso e volentieri, ad esempio noi abbiamo una manifestazione che si chiama Sulla Testa, un festival musicale che si svolge i primi di dicembre, è solo una Sì, tre giorni, una dietro l'altra, che finisce alle 2 di notte, al mattino sono di nuovo lì per il sound check, così. Io mi trovo più di una volta di notte a pulire il teatro io. Perché noi abbiamo dei beh. volontari dell'associazione, delle volontarie soprattutto che ringrazio che vengono a darci una mano, tutte a gratis, però non posso dirle viene alle 2 di notte a pulire il teatro che domani mattina mi entrano e quindi lo faccio io, perché giustamente il direttore, sai, noi siamo una piccola Direttore. realtà, Livio, noi non, purtroppo non abbiamo accesso a determinati fondi che magari, anche perché, scusa, mi sono dimenticato di dire che l'Ambra è una struttura privata sulla quale noi paghiamo un affitto mensile e quindi Certo. in quanto struttura privata non ha accesso a determinati finanziamenti pubblici che vanno a teatri magari più importanti del nostro, degli stabili, dei teatri più importanti che magari tremano e soffrono di meno perché hanno questo genere di finanziamenti a noi negati. Ecco, questo è un tasto che devo Esatto. toccare, mi dispiace però. Sì, no, no, ma io infatti non stavo continuando ad ascoltarti con questa positività così veramente rilassante. In un momento sono tornato indietro di qualche periodo. Mi rendo conto che adesso per te e per la tua realtà e per tutta gli amici di Albenga sia un momento complicato, perché va bene essere rimasti chiusi in casa per questa problematica, ma c'è il problema di capire come si possa poi ricominciare a capire la ripartenza e fare in modo di riuscire ad avere una prospettiva di come andare avanti, banalmente andare avanti. Guarda, Livio, purtroppo su questa ripartenza, diciamo, io ad esempio ho sentito che il Teatro alla Scala ha già programmato la stagione d'autunno e io sono molto felice perché è giusto, perché deve andare, deve essere così, però noi non avendo, diciamo, gli aiuti forse che ha la Scala di Milano. Che è giusto che li abbia, io non sto sindacando su quello. Noi non possiamo permetterci intanto di programmare e secondariamente noi abbiamo ricevuto delle direttive, una bozza di direttive dalla SIAE, no? Per quello che si dovrebbe fare e ti posso assicurare che per noi, in quanto piccola realtà, è pressoché irrealizzabile una cosa del genere perché ci sono una serie di problematiche, perché innanzitutto ci richiedono la sanificazione del teatro ad ogni fine spettacolo e questo ha un costo che noi non possiamo affrontare. Ci chiedono di misurare, vabbè, la febbre, di incanalare le persone, quindi avere un servizio d'ordine esterno per incanalare le persone una alla volta, di vendere un posto sì, un posto no, a parte i nuclei familiari conviventi, e lì dovrei chiedere lo stato di famiglia, ma neanche quello non sarebbe un problema. Il problema è per andarsi a sedere fra le file che necessariamente si devono incrociare le persone, e poi noi, vivendo anche di proventi,
derivanti dagli spettacoli di per sé, avendo la metà degli introiti, in più sanificare il teatro, cioè, non possiamo affrontare la spesa, cioè, quindi per noi è improponibile. Un'altra cosa che volevo dire è che noi, ad esempio, da quando ci hanno chiuso, abbiamo dovuto annullare 24 eventi che avvenivano nel teatro. 24 eventi per noi cosa significa? A parte le nostre 5 serate, le altre 19 erano serate in cui ci avrebbero pagato un affitto della sala. E questo affitto della sala noi serve poi per mantenere il teatro aperto, pagare l'affitto, soprattutto d'estate che è chiuso Esatto. perché si usano le piazze. Quindi adesso a noi vengono a mancare questi soldi. Diciamo che confido molto sul comune di Albenga perché, ti devo dire la verità, noi abbiamo un'amministrazione attualmente, ma anche quella precedente, che è stata molto vicina. L'Ambra ci aiuta, lo capisce, ci aiuta per quello che riesce a fare, capito? Però noi siamo sempre diciamo, a galleggiare e arrivare all'anno dopo, ecco, diciamola così. Però quest'anno speriamo di arrivarci all'anno dopo, ecco, mettiamola così. Certo. Però io mi appellerò alla città, ha già risposto una volta, io sono sicuro che risponda. Abbiamo tanti abbonati che ci mandano messaggi per dire io non voglio il rimborso della rimanenza dell'abbonamento, per dire, capito? Perché per quello Questo che dicevi è tu. già un segnale. Eh sì, no, vuol dire che capiscono, ecco, questo è importante. È una cosa molto importante. Va a Sì. dimostrare l'amore che il tuo pubblico ha per te e quindi che ti sei conquistato sul campo. Nonostante no, tu non faccia più il bell'attore, ma ti sia amato nel mestiere del direttore di teatro. No, Solitamente però sono sempre brutti, pelosi, hanno un certo tipo di aspetto. Invece, no, Mario No, ha però un il altro bell'attore lo stile, faccio diciamo. ancora. Quando mi capita, io qualche commedia la metto su ancora. Sì. Diciamo che ogni 3 anni mi ci infilo, cioè nel senso in rassegna, Bravo. qualche cosa la metto su, anche se meno di prima o meno possibilità. Senti, Livio, Certo. ascolta, io non Dimmi. so se tu vuoi sapere ancora qualcosa, perché io avrei un Sì. problema, avrei un bisogno impellente, che non è andare in bagno. Ma è andare, dovrei No, andare a no. buttare l'umido prima che ci vada la mia fidanzata, perché se me lo becca lei, scende lei. E io ho il sacchetto lì Aia, e dovrei ok. andare, eh sì. Certo. Quindi Lo non devi so, se vuoi uscire, ho aspettarmi. capito. No, no, guarda, piuttosto vengo anch'io, però so che non si può, quindi facciamo così, ti lascio scappare e boh, ti auguro un buon proseguimento di tormento, perché per noi è veramente un tormento questo periodo. Spero di vederti presto e mi raccomando, cogli sempre così, l'occasione per scendere e prendere una boccata d'aria, perché è importante. Dai. Comunque, E io ti dobbiamo lascio, continuare a sperare, sì. di Livio, riuscire a vederci prossimamente. Dimmi. io ti lascio con una promessa: noi non Sì. molliamo.